problema di oggi. Io metto il quadro, vado per girare le chiavi e non gira il motorino d'avviamento. Devo individuare la causa che va dalla batteria al motorino d'avviamento, a tutto ciò che ci sta in mezzo. In alcune macchine ci sono dei relè, servono per esempio a fare partire la macchina solo se stiamo premendo il freno, la frizione, se in folle. Questo è un tramite che c'è dalla batteria al motorino d'avviamento, dovremo controllare anche questi. Per prima cosa, la cosa più logica è controllare la batteria, è abbastanza facile da capirlo. Abbiamo la tensione. Una volta abbiamo la tensione della batteria, dobbiamo vedere se arriva la tensione nel motorino d'avviamento e così possiamo bypassare tutti gli step. Alzata la macchina con il crick e messa in sicurezza con i cavalletti, ricordate almeno 3, 2 tengono la macchina e 1 di supporto, andiamo a individuare il motorino d'avviamento. Quasi sempre è sotto o vicino al volano, quindi dobbiamo individuare la trasmissione e poi il motorino d'avviamento. Per poter intervenire, questo cartino qua va rimosso. Ecco qua, conservate i viti e rondelle. Motorino d'avviamento è questo qua. Ecco da vicino il motorino d'avviamento. Questi due sono direttamente connessi alla batteria. Se io misuro la tensione che c'è qui, dovrei avere circa la tensione della batteria. Se ne è un po' di meno, qualche dispersione, ma ancora va bene, la tensione arriva. Quello che devo fare adesso è verificare che arrivi un po' di corrente qui, perché questo spinotto è quello che chiude il relè. Spinge il pignoncino avanti e chiude il contatto fra questi due e fa girare il motore d'avviamento. Ve lo faccio vedere meglio per il box. Quindi adesso io riattacco il connettore, ma prendo la misura da qui e da qui. Quando fate queste prove, intanto staccate il negativo della batteria. Questi due fili me li porto sopra e vado a vedere sopra quanto volt, se mi dà 8 volt all'avviamento. Quindi ora con il nostro bel multimetro andiamo a girare la chiave e vediamo che la tensione c'è. Lascio la chiave e la tensione scende, quindi la corrente arriva al motorino d'avviamento. Il problema è il motorino d'avviamento. Prima di procedere scollegate il terminale negativo della batteria, dopodiché possiamo iniziare a scollegare elettricamente il motorino d'avviamento. Quindi abbiamo lo spinotto del solenoide. Il dado che mantiene questo cavo fa parte del motorino d'avviamento e lo smontiamo tutto insieme, non c'è bisogno di scollegarlo. Questo invece va scollegato. È importantissimo scollegare il negativo dalla batteria, perché questo che è collegato al positivo, qualsiasi cosa vada a toccare, manderebbe in corto tutto. Ora che il motorino è scollegato elettricamente, lo possiamo smontare dall'automobile. In questa macchina il motorino d'avviamento è tenuto fermo da due bulloni. Uno di questi due è un controdado, quindi oltre a svitarlo dovete mettere una chiave inglese anche dall'altro lato per tenerlo fermo, altrimenti lo girerete a vuoto. Troppo nascosto per mostrarvelo, è uguale, ma in più ha un controdado dietro. Attenti che non vi cada di sopra. E questo è il motorino vecchio. Il motorino entra dentro agganciato direttamente al volano della frizione. Questa gialla che vedete è la frizione. E questi sono gli spinotti. Andiamo a vedere cosa succede se nel motorino nuovo io metto il negativo a massa e il positivo a toccare qua. Vedete? Guardate un particolare. Non solo esce per agganciarsi al volano della frizione, fa pure una rotazione, in modo che i dentini si vadano perfettamente ad agganciare. Se a questo motorino andiamo a agganciare il positivo qui, mettendo il nero a massa, una volta toccato il positivo, questo perché? Il negativo tocca sempre tutto il motorino, il positivo eccita il relè che fa uscire il motorino, che si aggancia e chiude il circuito a cui arriva la piena potenza. Rimontiamo il motore alla macchina, tenuto fermo da due viti, non c'è bisogno di allineare nulla, si allineerà da solo il pignone, vi ho fatto vedere che ruota. Ovviamente avvitate il tutto alla coppia di serraggio indicata, che in questo caso è nel manuale tra i 38 e i 51. E anche questo è fatto. Ora possiamo ricollegarlo elettricamente. Per prevenire l'ossidazione, una buona norma è cospargere col grasso al silicone o grasso dielettrico le connessioni.
ricollegate il motorino d'avviamento. Dovreste avere due connessioni scollegate, quella del positivo che va direttamente alla batteria e il connettore più piccolino che serve a dare l'impulso all'elettromagnete. Così è come appare il motorino alla fine. Quindi il positivo, qui il negativo lo prende direttamente alla massa, e lo starter switch del solenoide, questo qua inserito. Una volta rimontato il motorino, molto delicatamente riattaccate il negativo della batteria e fate attenzione che non ci siano cortocircuiti, quindi mettetelo e rimanete 2 secondi. Se vedete fumo, sentite scintille, staccatelo immediatamente. Dopodiché possiamo andare a provare direttamente la macchina. La prova finale, l'accensione della macchina. Perfetto, non resta che pulire, togliere tutti gli attrezzi e andarsi a fare un bel giro. E se per caso non vi dovesse arrivare la corrente al motorino d'avviamento? La vostra soluzione potrebbe essere meno onerosa. Per prima cosa controllate i fusibili. Eh sì, anche questi sono fusibili. Voi siete abituati a vedere fusibili quelli piccolini, ma le automobili hanno anche fusibili con tarature molto più grosse. Il mio motorino d'avviamento è collegato a questo fusibile da 120 A. Sotto il volante, in molte automobili, c'è per esempio sotto la frizione qualche micro switch. Questo switch serve a dare il consenso alla messa in moto. In questa macchina no, io ho controllato, non abbiamo un relè. La mia macchina anche in folle parte senza dover ammaccare né frizione né freno, quindi posso bypassare questo step. Voi no, voi controllate anche questo. Ricapitolando, voi controllate la batteria, se avete tensione alla batteria potete passare direttamente al motorino d'avviamento. Se arriva anche la tensione al motorino d'avviamento potete bypassare tutti gli step, quindi controllo il fusibile, controllo del relè, perché chiaramente tutti gli step arrivano al motorino d'avviamento. Se invece avete la tensione alla batteria ma non vi parte la macchina e non arriva la tensione al motorino d'avviamento, cominciate in ordine dai fusibili, che come vi ho mostrato i più grossi sono vicini alla batteria. Il mio motorino d'avviamento, come dice il manuale d'officina, assorbe 90 A ed è chiaramente collegato al fusibile principale della batteria da 120 A. In altre auto potrebbe anche assorbire molto di più, quindi vicino alla batteria, in genere sono molto vicino al polo positivo della batteria, avrete una scatola fusibili. Io vi ho mostrato la mia, controllate principalmente quelli. Dopodiché andate a controllare il relè che gioca sulla frizione e il freno, perché molte auto non le puoi mettere in moto se non pigi freno e frizione con la macchina in folle. E quando vi dico controllate la tensione al motorino d'avviamento, dovete controllare sia la tensione totale tra i due poli, come vi ho fatto vedere, che dovreste avere circa la tensione della batteria, ma anche il piccolo connettore esterno che dà la corrente per azionare il pignone e chiudere la corrente poi sul motorino. Appena avrò un po' il tempo libero, non ho avuto tempo, smonterò questo motore e proverò a revisionarlo. Chissà che magari ne esca fuori un bel video. Se siete arrivati qui, grazie per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, se non vi siete già iscritti e vi piacciono i miei contenuti, vi invito a iscrivervi al mio canale. Lasciate un like, grazie, se volete lasciate un commento. Ciao!